ho fatto un regalo. Trovi avanti di quattro sbagli per tiri liberi, sicuramente per te la devi chiudere, perché c'è qui è tutto difficile. Ma l'errore più grosso è stato pensare solo all'attacco nei primi due quarti, e anche le cose ci venivano bene, abbiamo giocato anche bene, ma non si può pensare a questo livello qua di giocare solo nella metà campo. Siamo stati molto superficiali nell'attaccarci alla difesa, che è l'unica cosa che ci può far vincere le partite. Il nostro vittorio è sempre la difesa. Se manchiamo di difesa anche per 10, addirittura 20 minuti, diventa molto difficile per noi incarnare la partita come vogliamo. E alla fine lo paghi, perché quando giochi in finale punto a punto può succedere tutto, come è successo stasera. Avevamo noi il pallino, ce la siamo fatti venire, ce la siamo fatti prendere dagli altri. Quindi meritiamo questa sconfitta, purtroppo, lo dico in maniera molto amara, ma è così. Dobbiamo cominciare, speriamo che sia una lezione questa partita, che comincia a morire. E se vogliamo salvarci dobbiamo giocare 40 minuti di difesa, non c'è un'alternativa. E se anche vinciamo 100 partite alla 100esima, dobbiamo giocare in maniera più aggressiva ancora. Se non capiamo tutti quanti, dal primo all'ultimo, diventa molto difficile. Lo dico tutti quanti veramente. Il Vieri ci ha messo in difficoltà, una grossa pressione fisica sui pick and roll di Cremona, e solo poche volte siamo riusciti a punire con un po' di lucidità, poche volte. Nel primo tempo sì, nel secondo tempo no. Abbiamo provato a giocare con punti diversi, con anche Kirsai da 4, per avere più circolazione, ma non è stato così facile. Questo è bravura della difesa di Cremona. Nonostante tutto, anche noi abbiamo difeso molto bene, dobbiamo chiudere la partita. Domande? Posso? Di Bella fuori nel quarto periodo, una scelta o qualche problema? Ho privilegiato il fatto che difendevano quelli che c'erano in campo, ed erano caldi nella partita. Probabilmente con il seno di poi ci stava. Pensa che con il seno di poi sono bravi tutti. Per chiudere la partita. Dopo sai quando prendi la partita, le vie per vincere le pensi altre 100. Sono tutte valide, solo che non sono verificate. Questo è il concetto. Altro? Le 25 palle perse, un dato ricorrente nelle ultime partite, il problema... Ma guarda, di guardare. Ma allora, pensa, noi giochiamo in una maniera, stiamo tentando di giocare in una maniera un po' difficile, nel senso che cerchiamo di giocare veramente di squadra. Molte palle sono state banali, l'ultima rimessa di Tariq, gli è scivolata la palla e l'ha trovata all'esterno. Ovvio che dobbiamo migliorare da questo punto di vista qua, però questo è il passo più difficile, lo sappiamo questo. Però ne abbiamo anche provocate anche una ventina, voglio dire. E la pallacanestro poi di adesso, sai, le difese sono veramente molto forti. E questi numeri non sono così clamorosi, questo voglio dire. Che non vuol dire che sono contento, anzi, ci dobbiamo lavorare. Però se tu guardi più o meno tutte le squadre perdono una quantità di palloni più o meno. Grazie a lei. Buonasera. Buonasera. Pretanto. Sì, la portate via. La portate via. Se l'hai portato via a Valli.
devo dire che siamo molto contenti di questa vittoria, presa con le unghie, con la grande volontà di fare risultato. È la terza volta che giochiamo una partita punto a punto e le altre due volte ci era andata male, oggi ci è andata bene, quindi dobbiamo, siamo molto felici perché ce la siamo meritata, meritata per quello che, per la difesa che abbiamo fatto, per il cuore che abbiamo fatto. Il primo tempo abbiamo fatto anche un ottimo primo tempo di grande qualità, poi ci ha un po' preso la paura nel terzo quarto abbiamo fatto qualche errore di troppo, abbiamo perso un po' di fluidità d'attacco e abbiamo sbagliato qualche tiro troppo, qualche tiro facile, ben costruito, e quindi ci ha preso un po' l'ansia, l'ansia del risultato. Sapevamo che era una partita delicata, che volevamo assolutamente vincere, quindi essendo una squadra giovane, poi dopo un po' di ansia ci può stare, però una partita così importante, aver finito solo con 13 palle perse, direi che sia un ottimo segnale, soprattutto per le anche palle recuperate che abbiamo fatto e soprattutto che abbiamo costretto loro magari a fare qualche tiro difficile, che nel primo tempo hanno segnato. Nel primo tempo loro sono rimasti in partita con un'ottima percentuale, pur avendo fatto noi altrettanto bene, però alla fine le percentuali sono un po' scese e noi abbiamo avuto, penso, un buon gioco. Quindi sono felice per i miei giocatori che si sono meritati questa vittoria, due punti importanti, una classifica importante contro un'ottima Montegranaro che è stato anche in un buon momento, una squadra che gioca una pallacanestro difficile da marcare, difficile da giocargli contro, con due lunghi che giocano bene per la squadra, sono sempre coinvolti. Per noi c'era qualche problema, abbiamo subito qualcosa a rimbalzo, però tutti i giocatori hanno messo grande coraggio e tutti hanno aiutato al rimbalzo e alla fine molto felici per questa vittoria. Senti Attilio, parziale finale di 10-2 in un momento in cui sembrava non ne aveste più, no, fisicamente, però di testa, sai, se sempre rincorrere, sbagli un canestro, sbagli un altro, invece 10-2 hai detto più di cuore, di difesa. Di difesa soprattutto. Di difesa. Cicciarini che sporca la palla. Di difesa soprattutto, perché abbiamo combattuto anche dentro al rimbalzo, a pallone, abbiamo combattuto, abbiamo tenuto duro, ad un attacco un po'. Al primo tempo abbiamo giocato con grande fluidità e siamo riusciti ad avere anche buoni punteggi, poi nel terzo quarto abbiamo fatto qualche contropiede di meno, abbiamo sbagliato una schiacciata in contropiede, abbiamo sbagliato qualche tiro da sotto, qualche tiro libero, perché sai, anche lì se hai dei tiri liberi sbagliati sono importanti. Quindi perdi un po' di fiducia, allora se perdi fiducia diventa difficile, però quando la squadra ha una buona solidità, una buona consistenza difensiva come abbiamo avuto noi, ma non solo in questa partita, anche nelle altre, perché anche a Venezia oggi abbiamo subito 72 punti, a Venezia eravamo agli ultimi 30 secondi 72-70, quindi a Pesaro a 2 minuti alla fine 75-71, quindi la difesa è una nostra buona arma, la squadra con coraggio, mi sono convinto che in futuro riuscirà anche magari ad avere un attacco più di fiducia, perché poi ok, qualche limite tecnico che c'è, però io penso che anche la fiducia abbia un aspetto importante. E siccome i nostri sono ragazzi che ci tengono molto, un po' di pressione la sento. Senti la sensazione da quando sei arrivato tu che magari vi mancano due punti? La vittoria per la qualità che ha messo in campo la squadra in queste partite? No, io penso che alla fine, cioè, le altre due partite forse meritavamo più, non dico più di oggi, ma meritavamo e non c'è andata. Oggi forse Montegranaro può dire che avevo quasi la partita in mano e non l'ho presa. Quindi magari non vinci una che magari non ti aspetti, perdi una che ti aspetti. Alla fine, insomma, io direi che va bene, stiamo lavorando bene, non ci cambiano per adesso due punti in classifica, ma ci cambia la differenza, la fa il modo in cui giochiamo, il modo in cui stiamo in campo, l'aggressività con la quale giochiamo e soprattutto, sai, se vinci con la difesa, non con grande performance in attacco, questo è un bel aspetto. Poi, sai, un po' l'emblema della nostra squadra è anche la partita che ha fatto oggi Mili. Cioè, io, rispetto a quando sono arrivato, devo dire che obiettivamente penso che Mili sia un giocatore che ha lavorato molto, ha spinto molto in questi mesi e mezzo di lavoro, è stato tenuto sotto pressione molto, perché era un giocatore che io credevo potesse ritornare, era un po' appannato ed oggi ha fatto una partita da grande capitano, di grande cuore, di grande coraggio,
e quindi sono felice per lui, è un po' l'emblema, il nostro trascinatore. Gli altri, Laiti e Rodri, sono giovani, possono alternare cose buone, cose meno, però il futuro è della loro parte. Se li aiutiamo tutti assieme a crescere, ci daranno una grande soddisfazione quest'anno. Posto. Okay. Hai scritto che la palla che era giustamente fischiato palla accompagnata? Sì, secondo me. Giustamente. Secondo me ci sta. Io secondo me ci sta, è un giro. Palla accompagnata è quando c'è un giro completo della palla. La palla era sopra lì. E poi la palla accompagnata è Clark e le palle accompagnate di Clark. L'ho segnato un paio, due o tre prima, precedentemente. Appunto, quindi vuol dire che se arbitravi tu era giusto probabilmente fischiare le due prima e fischiavi quella, però se hanno arbitrato loro che non hanno fischiato quelle prima di Clark, cioè devi ragionare con la no, dice perché allora non avete fatto prima e fatto questo così, cioè sto dicendo senza sì. Problema, non è che te lo sto dicendo, cioè perché dice no, sembra che sei stato bravo, allora ha ragione Mazzoni, avrebbe fatto l'arbitraggio da nome. Che Mazzoni l'ha vista, non se n'è accorto della parola. No, Mazzoni deve dire così. Non se n'è accorto. Può anche stare zitto. Non vince di nuovo.